anche meno, perché posso fermare senza un convincimento, cioè inavvertito, il Salvatore possa crescere in maniera netta nella sua statura di storico, attento, puntuale, estremamente serio e nello stesso tempo estremamente capace. Condivido completamente quello che diceva il collega Marco Benigno quando ha sottolineato, mi sembra giusto che l'opportunità l'abbia fatto, il caso con cui Salvatore Botta è polemista con certa stereografia anche di rilievo e come sempre sommessamente propone soluzioni che non sono mai soluzioni estreme, ecco, questo forse ha un carattere, ma sono sempre soluzioni che cercano di capire le ragioni degli altri e di mediare un poco quelle che possono essere le soluzioni che possono essere proposte. Devo dire anche un'altra cosa, che condivido completamente l'idea che la valutazione che veniva fatta prima, cioè quella di un libro che si presenta unitario nella sua molteplicità di approcci. E perché? Perché io qua non userei tanto l'immagine che è molto bella del caleidoscopio, dove le immagini si compongono, ma quella del puzzle, dove i pezzi si incastrano. In fin dei conti, questo è un libro che è tenuto insieme da quello che è un disegno, e il disegno ruota, anzi è, si identifica con l'identità di Messina, su cui si riflette rileggendo gran parte della storiografia più significativa. È un problema non solo quello dell'identità di Messina, ma aggiungerei un'altra cosa su cui l'autore si sofferma più volte, quella della valutazione di quel giudizio di arretratezza, che non è solo su questa detta riferita a Messina, ma è tanto direttamente a tutta la Sicilia, che poi in sostanza è stato utilizzato, viene utilizzato per giustificare mancanze anche nel presente. Cioè si presenta una sorta di arretratezza storica, quasi ancestrale, che poi giustifica problemi che sono problemi del presente. Giustamente poi conclude in una nota l'autore, il presente non guardi a questo, ma pensi ai problemi, a risolvere i problemi propri e ad assumersi le responsabilità nel risolvere o non nel risolvere il problema. Cioè questa visione un poco, diciamo, legata alla costruzione che viene fatta del Gatto Pardo, di questa Sicilia che ha storicamente ha delle ragioni di alcune di un suo modo di essere, che quindi giustificherebbe un poco tutto, anche nel bene e nel male, realmente è un'immagine che pesa e che non è un'immagine migliore. Su questo Salvatore Botteri ha voluto riflettere, e ha voluto riflettere prendendo un momento che è un momento, uno snodo chiave, e dirò subito perché, per far vedere come in realtà una costruzione di questa identità esisteva, una coscienza di quella che era la realtà di Messina esisteva, e di come nella pratica poi ci sono state tutta una serie di vicende che non sono vicende solo messinesi e comunque non sono riportate solo a fatti locali messinesi, che hanno determinato altri accadimenti. Perché la necessità e il bisogno di questa credibilità? Perché io ritengo che ogni epoca ha i suoi occhiali e ogni epoca soprattutto pone le sue domande, uno stesso fatto in epoche diverse. Prima dell'esempio del feudalesimo, ogni epoca lo regge in una certa maniera, ogni epoca poi pone delle domande alla storia e cerca di trovare delle soluzioni che non sono mai soluzioni, non possono essere soluzioni definitive, ma sono soluzioni rapportabili a quelle che sono le speranze che si pone la domanda alla storia stessa. Cioè io voglio sapere, voglio una risposta, pongo una domanda in una certa maniera e poi interpreto un poco fatti storici per trovare giustificazioni a quelle che erano ipotesi, chiamiamola nobilmente ipotesi, perché non è un bel modo di fare la storia, però questa è la realtà con la quale spesso ci scontriamo, quindi c'è la necessità di una filettura quanto più possibile oggettiva, se vogliamo dire, di questi dati. E a questa esigenza risponde questo libro, a me in gran parte risponde questo libro di Salvatore Botta. Perché il 400, il 500
sono, come dicevo prima, centrali della storia di Messina. Ma io la risposta la troverei facendo un riferimento a un'altra persona. Quando scoppia, dopo la fondazione, stiamo parlando del 1548, la fondazione dello studio di Messina, scoppia la grande lite fra la Compagnia di Gesù e la città e la giurazia messinese, quella che poi sarà il Senato di Messina, e questa lite diventa pesante, defaticante. Il padre Lainé, che era il gesuita che più o meno reggeva la situazione messinese, si pone una domanda: ma perché Sant'Ignazio insiste sul Messina, si sta intestardendo sul Messina e non dà invece più spazio a Coimbra, ad altre realtà universitarie che sono molto più prestigiose? Ecco, questa è la risposta. Ignazio insisteva su Messina perché Messina non era una realtà regionale periferica, come noi oggi la vediamo, quindi come siamo portati a interpretare un po' la storia della città, ma era uno snodo mediterraneo. Messina era un centro all'interno del Mediterraneo, snodo sia a livello economico, a Messina passavano tutta una serie di fatti economici importanti, sia a livello culturale. Non è un caso, queste sono cose a cui fa riferimento benissimo Salvatore Cotteri, passavano anche dibattiti su temi importantissimi, quale quello della penetrazione, della riflessione fatta in area cattolica del protestantesimo. Messina è uno dei porti da quali penetrano un certo tipo di idee che poi si diffonderanno e che avranno anche qualche fortuna politica. Il professore Giarrizzo ha studiato queste cose, ce le ha dette, ce le ha illustrate molto bene anche a livello politico, anche nell'ambito della riflessione.